Grazia Garmandi, professore ordinario di Ingegneria Sanitaria Ambientale presso il Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari dell'Università di Modena e Reggio Emilia e in questo ambito consigliere di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. La Fondazione Cassa di Risparmio appunto promuove questo genere di eventi perché sono eventi a ricaduta scientifica nell'ambito della ricerca, ma in questo caso anche nel contesto sociale, perché si parla di architettura sostenibile, del futuro da costruire, da restaurare, da riattare con recupero energetico, con utilizzo di materiali alternativi, quindi certamente un doppio aspetto, quello della ricerca scientifica ma anche quello dell'applicazione per una ricaduta sociale molto importante. Io nella fattispecie sono presidente dei corsi di studio di ingegneria ambientale e civile di questo Ateneo e naturalmente mi trovo a sostenere come consigliere d'amministrazione della Fondazione un'iniziativa che è perfettamente coerente anche con gli scopi del corso di studio che presiedo, insomma, che vedono proprio la riduzione del dispendio energetico, l'abbattimento dell'inquinamento, l'architettura sostenibile in un contesto di pianificazione urbana che risponda appunto a questi temi, ecco, a queste esigenze. Generalmente questi eventi vengono consigliati per una frequenza soggettiva, individuale anche degli studenti, anche perché ovviamente si sovrappongono molto spesso all'orario di lezione, però in altre occasioni anche i nostri docenti hanno tenuto dei seminari o hanno fatto degli interventi, insomma delle comunicazioni nell'ambito di questo evento, di questo convegno. L'obiettivo della Fondazione è quello di sostenere questo convegno, di sostenerlo anche economicamente, perché è uno appunto dei progetti finanziati nell'ambito del triennio della Fondazione, appunto questo evento in particolare, questo convegno, proprio come evento culturale, evento di ricerca, evento che ha anche una ricaduta sociale, come dicevo prima.